Il particolare di questo presepe, oltre che essere bellissimo, eccetera, eccetera, no? È il cielo. Il cielo è uguale, identico a 2000 anni fa, quando è nato Gesù. Era completamente diverso da adesso. C'era ancora qualche costellazione, poi vi regalo il De Pliance, così ve lo leggete con calma, e c'erano altre cose. Per esempio c'era la costellazione del cane, tanto per fare un esempio, che adesso non esiste. Il drago, che adesso non c'è più. C'erano altre costellazioni, il leone c'era, la vergine c'era, i pesci c'erano. Cosa succede? Inoltre, se vedete, la stella cometa è esattamente come era allora. Non era una stella così, è stata fatta dopo, in un secondo tempo, dopo che San Francesco fece il primo presepe, no? Dopo un po' di anni inventarono la stella cometa, come l'hanno pensata quelli che l'hanno inventata. Ma la stella cometa era così, perché era una stella cadente. Allora, questo è il cielo fatto da questi astrologi, no? Che hanno chiesto a noi bersaglieri se volevamo fare il cielo di allora. Abbiamo accettato, l'abbiamo costruito noi, però dietro la loro, diciamo, consulenza. Cosa succede? Succede che ci sono tutte le costellazioni, che poi vi darò il foglio così le vedete, no? Ecco. Inoltre, e questo l'hanno detto ieri l'altro alla radio, no alla radio, scusate, alla televisione, hanno scoperto, cioè adesso con tutti con più, che Gesù non è nato nello zero, ma è nato da 4-6 anni prima, ufficiale. Non è più stato cambiato niente, perché altrimenti capisce, no? Sarebbe un pollaio che non finisce mica più. Questo è successo poi nel Defiance, ve lo do, perché 4 anni prima circa re Erode morì. Non poteva aver fatto la strage degli innocenti, che chi crede in Gesù è Gesù, però è storia che la strage degli innocenti c'è stata, perché doveva nascere qualcuno, poi chi crede a Gesù, chi non crede, però qualcuno che doveva scalzare, secondo i profeti, Erode. E lui aveva già un figlio, no? Perché lui era Erode il Grande, l'altro era Erode Antipa, dopo che doveva subire, e quindi lei capisce. Allora cosa succede? Succede che non può essere Telebot, e quindi hanno già, poi da altre cose che leggerete lì, che è molto molto interessante, sempre scoperto da questi astrologi, sono i grossi professori che sono qui a Cremona, che studiano le stelle e compagnia bella. Adesso sta rinascendo ancora. Allora, cosa è successo? Che ogni 1000 anni, vede quelle due stellettine là piccoline, in giù, le ultime, molto più illuminate delle altre, è Giove e Saturno, che ogni tonne si incontrano, cioè vanno vicinissimi, sprigionano forze, eccetera, eccetera, poi io non sono, quindi, comunque fanno nascere queste stelle così, e questa stella è nata proprio in quel periodo lì. Ecco. Poi, ripeto, c'è chi crede, dice, è un evento di Gesù, è un evento che è successo in quel periodo, però Gesù, quando è nato, c'era questa stella, che era fatta proprio così. E lì ci sono le varie costellazioni. Vede che era molto meno illuminato? Poi se lei vede bene, le costellazioni sono completamente diverse, quasi tutte. Sì, vedi il cielo. Quindi questa è una particolarità di questo presepe che non c'è, io penso, in tutta Italia, ma non per vantare, sì. Tutta Italia. Poi, presepe, l'anno scorso era un po' più piccolo, quest'anno non l'ho fatto ancora più grosso. Ecco, faccia caso una cosa, che noi abbiamo due persone, sono in pensione, uno in falegname, che ha costruito tutte le case. Ci ha messo un anno, le ha costruite tutte lui, tutte. Poi ha fatto il presepe, eccetera, eccetera. Con la grotta, non è comprata, tutto fatto manualmente. E siccome che lui era un ex falegname, ha fatto anche tutti gli strumenti, questi li aveva in casa, li ha donati al presepe, perché in definitiva, diciamo, Giuseppe era un falegname, è giusto che sia. È giusto, cioè, perché bisogna dire cose. Là c'è il Giordano, guarda là. Adesso quest'anno abbiamo fatto per lui, che sono fatto parlare io, sono il fratello del presidente, e che va. L'anno 21, se venite ancora, ci sarà anche la cascata, ve lo dico già, perché tutti gli anni si aggiunge qualche cosa, è da vedere, c'è sotto. Guarda, non per dire, io sinceramente qua io ho pensato andare, tanto mio fratello, insomma, mi piace male,
con questo che